Atto 4. Out of fire into frying pan. C'è anche una... C'ho una pala? Ehi, ehi, svegliati! No, ma che so, in miniera? Ci hanno catturato praticamente. Ti sto liberando. Ci sta liberando. Continua a parlare. Penso che il nostro profeta sta mentendo, che non ci sta guidando al regno di Dio, ma all'inferno. Che bastardo, ascolta. Gli infilerò le sue dannate scritture dentro la sua gola. Ma uccidere è un peccato. Voglio solo smascherare le sue bugie. Come? Vuoi che gli dia un pezzo di pane e che lo moltiplichi in 100? Che me lo moltiplichi in 100? No, fagli mostrare a noi le originali sacre scritture. Lui ci ha dato solo copie. Ok, Jesus in questo momento sta pensando che questa persona non è normale, che stia dicendo un montino di stronzate, bullshit, vedete? Infatti gli dice, ma voi credete tutti che lui sia un profeta? C'è qualcuno qui che è un idiota? Tranquillo, qualcuno sta arrivando. Sto per rilasciarti, ma devi aiutarmi a provare appunto che il nostro profeta è un bugiardo. Noi abbiamo armi qui, ma non molte. Ok, liberami. I miei fratelli sono ancora pieni di fede, sono fedeli e non possono essere violenti. Forse avrei bisogno di questo. Guarda, la pala? No? Oh. Ma la pala... cioè, sto a muovere la pala. Ma com'è sta cosa della pala? Cioè, appalate! Appalate! Sì, schippa. Ah, appalate, ok. Ok, però c'è anche un piccone, ecco. Non so se è meglio il piccone. C'è anche un tomahawk qui in accetta. Però certo la pala è poco maneggevole. Vieni, cane. Esatto. C'era un'altra pistola. Ma la parte con la pala è veramente assurda. Rompi palle della pala. Vieni. Accidenta a te. Bene. Dammi la pistola. Ok. Dammi anche questa. Mette qui. Boom. Lui c'ha la pistola, eh. Fuck you. Quello c'ha la pistola. Merda. Ma vaffanculo te. Dynamite. Si lanciava con R1, mi pare, eh? Allora, parla al profeta. La nostra missione è parlare al profeta. Non ho più colpi. Che bello. No. Dovevo prendere la pistola da lui. Ma io veramente. Cioè, come fai a sprecare un colpo del genere? Come ho fatto a morire? Come? Cristiano, no? Un colpo, raga, un colpo. Se ora riuscissi a uccidere il cane col coltello. Esatto. Poi ammazzerei lui col coso. E basta! Lui come ha fatto a morire? Quanti colpi abbiamo? Abbastanza. Lui li dovrei... I cani li dovrei uccidere col coltello, praticamente. Ma non è... Guarda, ma fatto, intuisci! Bene. Come faccio? Non lo so. Via, qua su chi c'è? Oh, mamma mia. Mamma mia. La forza della disperazione, veramente. Qui ci sono due gringhi, eh. Ma questi li devo uccidere, no? È il profeta, credo. No, è sempre Jagin. Maestro, noi tutti crediamo nei tuoi insegnamenti, ma... E il profeta, scandalizzato, dice, ma...
è scritto nelle nuove sacre scritture, che nessuno dovrebbe dubitare della verità delle nuove sacre scritture. Fa una piega, impostore di niente, e noi facciamo ah ah. Chi osa interrompermi? Oh, sei tu, l'anima persa. Quell'anima persa che desidera una vendetta di sangue, non è vero? Sì, qualcosa del genere. Dapprima volevo baciarti, ma poi ho cambiato idea. Non dovresti permetterti di alzare la tua mano contro il profeta del nostro Signore. Ti comando di abbandonare le tue armi a terra ed arrenderti. Oh, quale arma? Ah, ok, abbiamo sparato. Lo hai ucciso, abbiamo ucciso il profeta. Era un impostore, tanto. Ah, però Giagin ci aveva chiesto di provare che era un falso. L'ho fatto. Aspetta 3 giorni. Se lui ritorna indietro, è un profeta, è vero. Nel frattempo coprilo con qualcosa o puzzerà. Ora, dov'è la più vicina stazione dei treni? Mi dispiace, Giagin, non volevo. Ok, go back to Texas. Quindi ritorniamo in Texas col treno. Il messicano prese il primo treno alla più vicina stazione dei treni. Era diretto a Houston. Una violenta tempesta di pensieri imperversava dentro la sua testa, ma uno lo svegliò dal suo riposo. Cosa farò dopo? Lui era determinato nel trovare Bill Watt in San Antonio, e fargli lo scalpo per quello che aveva fatto. Beh, grosso tradimento effettivamente, ma la sua priorità era quella di bere fino a morire praticamente. Ancora treno, note, prego. Guardate, ha sputato su, cioè l'avete visto quella macchiolina? Il messicano ha sputato, dettaglini. Però non mi fa cecchinare la gente, quindi... Oh? Questo treno è diretto a Houston? Sergio Bestia, tra l'altro, Sergio Bestia, eh? Non so chi sia Sergio Bestia. Sì, amico mio. Devo pagarti il biglietto? Hai avuto problemi con la tua visione? Conosco un eccellente oftalmologo. Lui fa gocce di cocaina. La tua vista sarà messa alla prova drammaticamente. No, io... Forse hai perso la tua memoria? Ci chiede Sergio Bestia. Sì e no. Ho perso la mia memoria, ma ora posso ricordare ogni cosa punto per punto. Sei un dottore? Dottor Bestia, no? Sarebbe... Certo, Jerry, calmo, forse sta dicendo una... Ah, Jerry è il suo barboncino. Cioè, il suo barboncino, scusate. Il suo cane. Che bello. Dottore, ascolti. Per lungo tempo sono stato tormentato da una domanda. Sappi che Jerry ed io siamo in vacanza al momento. E non lavoriamo in vacanza. Solo una domanda. Cosa ne dici, Jerry? Sta chiedendo al cane, Sergio Bestia. Non so chi è più bestia tra le due, però... Il cane abbaia di nuovo. Sei serio? Gli chiediamo. Jerry è estremamente intelligente, signore. Lui ha detto che dovresti porre la tua domanda. Bene, recentemente ho visitato una chiesa. Oh, signore, amico mio, tu hai bisogno di un dottore immediatamente. Anche Jerry sa quale problema intendi. Non è vero, Jerry? Perché noi gli abbiamo detto che abbiamo visitato una chiesa e da quel momento abbiamo... E Jerry abbaia. Oddio, sto dialogo è tragicomico. Ok, non c'è nessuno a cui sparare. Sarà... Oh? Poi che... No, io sto provando a puntare, ma no. Oddio, Butch. Guardate il look di Butch. C'ha una tarantola sulla spalla. Oddio, stai anche tu vagabondando cercando i fantasmi dei tuoi antenati? Ma che è il treno per... Treno fantasma? Sì, si può dire così. Hai visto? Dannazione, aspetta. Cosa? Sta calma, sta per essere interrotta, io già lo so. Butch guarda fuori dal finestrino, dalla finestra del treno, poi chiude i suoi occhi e cade in un sonno. Ok, Jesus sta... Noi stiamo provando a colpirlo su una spalla per svegliarlo, ma notiamo la tarantola e diciamo merda. Lui si sveglia e fa... Oh? Non essere rumoroso, lo spaventerai. Al ragno, Butch si riferisce.
C'è un enorme fottutissimo ragno sulla tua spalla. E Bacci ci dice che è a suo fratello e dovresti vergognarti di parlare di lui in questo modo. Dannazione, questo treno è pieno di psicopatici. Siete venuti tutti dal manicomio? Io e mio fratello, ci dice Bacci, cioè la tarantola, stiamo cercando scorpioni. Siamo scappati dall'esercito di Grey Ox, non ci piaceva. E a cosa ti servono gli scorpioni? Il loro pungiglione ci permette di vedere il mondo attraverso gli occhi degli spiriti. Lui ruota gli occhi. Hai visto niente? Sì. L'ovest di Laredo, la città dell'inizio. Lì c'eravamo stati, in effetti, probabilmente li potremmo aver visti. Ci sono centinaia di loro nel deserto lì. Oh, bene. Andremo certamente in quel punto. Però per ora stiamo andando a Houston. Conosciamo un posto dove allevano scorpioni. Gli spiriti ci hanno mostrato la via. Bei dialoghi adesso, eh? Qui c'è anche l'indiano. Lui sta bevendo. To move on. Andiamo dal macchinista. Ottobre 1873, Houston. Whatever. Guardate, c'è anche qua giù la signora con l'ombrellino. Quello che fuma e dobbiamo andare da lui. Clicker. Oh, il miglior pesce in tutti i sette distretti di Houston. Se non ci credi, se non mi credi, vieni a assaggiarlo te stesso. Ma quanti anni hai, ragazzo? 23. Perché me lo chiedi, signore? Da quanto tempo stai a Houston? Da quando ero bambino? Cosa vuoi sapere su Houston, immagino? Prima di tutto, se conosci dei bar qui intorno che non aggiungono acqua ai loro alcolici. In secondo piano, dove posso trovare Bill Watt o qualcuno che lo conosce. E per finire, se hai visto dei banditi messicani con dei vestiti neri, ti pagherò 5 dollari per ogni risposta che mi darai. Capito? Posso dirti il nome di un bar, lo Houston Stall. È giusto qui sotto la strada, sulla destra. Molte persone aggiungono acqua alla loro tequila. Le cameriere qui, invece mischiano la loro. Aggiungono più alcol alla loro tequila. Perfetto. Appena sentirai qualcosa riguardo alle mie altre domande, mi troverai là. Vieni. Ok. Bella Houston, eh? What do you want? La signora è un po' preoccupata. Ok, queste sono le solite missioncine extra per far più money. Questo ci darebbe, quasi quasi. Buon, diamone. Oh, questo però è il camposanto, eh. Infatti il Grave Digger. Satana mi ha portato te. Ma dai. Cosa? Sto cercando soltanto lo Houston Stall. Satana mi ha detto di scavare una tomba. E mi ha detto che la tomba deve essere sotto una montagna colossale di pietre. Mucchio colossale di pietre. Ascolta, uomo. Non me ne frega un cazzo di qualsiasi pazza merdata che hai sognato. Satana mi ha detto che hai bisogno di soldi, che puoi aiutarmi a riempire alcune tombe nel mio cimitero. Va bene, cosa devo fare? Ho preparato tre tombe per i tre fratelli Stanley. Perché Satana ti ha detto questo? E stanotte i fratelli Stanley tenteranno di esumare il loro padre e rubargli i denti d'oro. E tu sai questo perché lo sai, no? Tu sei, pensavo fossi un uomo intelligente messicano. Me l'ha detto Satana. È anche scritto a caratteri abbastanza bizzarri, no? Va bene. Find a bar. Io sto ancora. No, però è assurda questa cosa. Prendilo, accidente a te. Oh. Non me lo prende! Ma perché non me lo prende? Vieni qua, affanculo. Cose inspiegabili, veramente. Continuiamo. Troveremo mai sto Houston Stone?
Ancora il becchino. Satana è contento di vederti al lavoro. Come hai fatto ad arrivare prima di me? Satana mi ha mostrato la via. Sì, ok, levati di mezzo. Però è strano, è abbastanza inquietante sto personaggio. Dovrebbe essere questo lo Houston Stall, eh? Ok, ubriacati, get drunk. Wow. Il barista ci fa, il bartender, cosa vuoi? Bere, qualcosa che mi metta knockout, KO. Scegli quello che più ti piace, qualsiasi cosa qui ti metterà KO. Oggi è il venerdì dell'alcol. Tutti gli alcolici sono mixati con una proporzione di 2 a 1. Cazzo. La bottiglia di tequila. Prendi. Ma non iniziare qualche rissa qui, eh? Qualche sparatoria, insomma, qualche firefight. Dici questo a tutti i ragazzi? Solo se ho visto la loro faccia su un poster con la parola wanted. Ecco, mi hanno fatto i poster. Noi ci eravamo camuffati nel capitolo 2. Abbiamo fatto la finta morte, infatti si chiamava Fake Death, il capitolo 2. Ok, tutta opera di Bill Watt, anche questo. Comunque a me non interessa, ci dice la barista. Importante è che non mi riempi il pavimento di sangue o andrò dallo sceriffo io stessa. Ok, ci apre la bottiglia e beve dalla stessa. Ok. Ok, non faremo danni, no? Search. Dollari. Ok, abbiamo suonato anche... Ok, Vincent Washington. Una parte piena di dialoghi, però... Credo che... Dobbiamo vedere, abbiamo capito... Cioè, stiamo cercando Bill Watt, quindi... E questa banda di messicani vestiti tutti uguali. Oh, conosco la tua faccia, amico. Siediti, non aver paura. Beviamo insieme in onore del soleggiato Messico. Da dove mi conosci? Dannazione, come ti conosco? Non hai ancora risposto alla mia domanda. Risposta? Aspetta un secondo. Beve ancora, è rotta. A che cosa dovrei aver dovuto rispondere, ci dice Vincent. Come conosci la mia faccia? Ah, io dico questo a tutti. Rende più facile rilassarsi e parlare. Oh, questo è buono. Perché stavo per spararti. Ok, lui ci fissa in stato di shock. Dovresti vedere la tua faccia, gli diciamo. Gringo. È uno scherzo, amico, giusto? Che simpatico ragazzo. Ehi, proviamo a trovare dove possiamo avere un... Vedi quel ragazzo? Dovrebbe essere disponibile ad aiutarci. Andiamo da quel ragazzo, mo non so quale ha indicato di preciso, ma... Ok, questo... Ok, buona tardes, straniero. Stiamo cercando un po' di intrattenimento. Vincent dal tavolo ci dice: sì, sì, potresti dirci qual è il posto più divertente per bere qui intorno? E rotta di nuovo ancora. E Alejandro, questo signore, ci dice: conosco un posto. Ogni persona lì è pazza come voi due. E anche un brothel. Possa Dio perdonarmi per averlo detto. Merda. Puntiamo i nostri culi nella giusta direzione. Ok, ci ha convinto. Andiamo a vedere questo posto. Quindi verrà anche Vincent, immagino. Oddio, ma chi è sta cosa? Ehi, sveglia il distruttore del West. Genevieve is about to call everyone for morning prayer. Ok, Genevieve sta chiamando tutti per la preghiera del mattino. E tu non dovresti essere qui intorno quando lei lo fa. Ehi, ma dove sono? Esatto, dove siamo? Perché... Oddio, ma lei è una suora? Sembrava più una sposa. Sei venuto ubriaco nel sacro seminario delle priori, insomma, sembra un convento, ma non mi sembra tanto un convento, insomma. Una goddamn church, forse. I tuoi amici ti hanno portato qui ieri e hanno pagato per farti stare qui la notte. La mia testa, non ricordo niente. Quanto ho bevuto? Ah, non mi interessa, basta che te ne vai. Genevieve non gradisce i visitatori del mattino. Vieni la sera, ok, ma è un bordello. Va bene, andiamo. Tranquilla. Oddio, questa? Chi è Genevieve? No. Voglio vedere se c'era qualcosa, qualche dollaro. Ah, quello ci avrà delle missioni. Search. Già che ci siamo, cioè perché non approfittare, no?
Proiettile c'era. Quello c'ha un fu... Ma ci sta aspettando di fuori quella col fucile. Oddio, ecco, è Genevieve. Chi sei? C'ha il fucile spianato. Io? Ma stavo giusto andandomene. Sono vestite da suore. Non cercare di sfuggire alla, al discorso, mio caro. O ti ritroverai a conversare con la canna della, del mio fucile. Ehi, tranquilla, tranquilla, ma... Ero con Nance. Ero con le sorelle. Come lo chiami? Per penitenza. Oh, hai pagato? Ho visto Lumière ieri sera e ho sentito il rumore. Ma se non paghi, ti sparo. Capito, capito. Mi sparerai dalla tua pistolet. Si chiama pistolet. Penso di aver pagato. Infine, la tua sorella non mi ha colpito mentre me ne stavo andando. Ok, ti lascerò andare. Se tu consenti a pentirti davanti a una delle più... una delle sorelle più con più esperienza. Sorella Mylène. Lei non è molto vecchia, sai? Ma lei è molto sola. Ok, fammi andare a casa e prendere i miei soldi. E poi tornerò qui per incontrare la tua Mylène. Sì, sì, io aspetto. E sii onesto con me, mio caro. Certo. Qui ci sono, vabbè, le missioncine extra, torniamo. Oh.